presidente che fosse nuovo e che incarnasse la discontinuità rispetto al gruppo precedente e che noi appunto ritroviamo anche, in cui ritroviamo anche le nostre priorità fondamentali per il rinnovo della legislatura. Cozzi, senta, per quanto riguarda le nomine UE, ieri c'è stato questo incontro con il presidente Tusk e presidenti, sì. No? Ma l'andazzo non è molto molto positivo. Mi risulta che a Tusk è stato detto che non c'è una maggioranza per Weber e credo che fosse importante che Tusk prendesse atto che non c'è una maggioranza per Weber, come avevo già detto 2 giorni fa.